ta-da-dam. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-dam. Bob ha 65 anni, viene da Buffalo, a nord di New York, ma lo incontriamo a Venezia, poco lontano dal Canal Grande. Ci vengo due volte all'anno, spiega, non posso farne a meno, amo questa città e poi gli italiani sono straordinariamente simpatici. Jack e Doris, invece, da Tampa, seduti sui gradini di una piazzetta là dietro, dicono che loro sono qui per il vino e per i maccheroni, ovviamente. Benvenuti a Venezia. Venezia Disney World, però, 8.000 chilometri dall'Italia, in mezzo alle paludi della Florida, in un concentrato disneyano di bel paese ad uso e consumo degli americani. Come ci vedono? Davide, da Firenze, vera, barista del chiosco sulla piazza, spiega che gli americani, quando vengono qui, sono entusiasti. Fa vedere che lui è ben organizzato e vende cannoli, tiramisù e fragole al cioccolato. Sarà. Ann Masters sta a New York e di lavoro vende sogni e pacchetti turistici per l'Italia ai suoi connazionali. Come racconta questa pubblicità, quasi 5 milioni di americani vengono da noi ogni anno, sotto il sole della Toscana, ad esempio, o della Campania, o di qualsiasi altra regione italiana, a prezzi anche stracciati, $1,500 a settimana, malgrado l'euro. Cercano il sole, spiega la signora, cosa dovrebbero cercare mai? Anche perché, dice, l'Italia è molto familiare, è un paese che gli americani conoscono benissimo già prima di andarci, anzi forse è il paese che conoscono meglio dopo l'Inghilterra. Ma il problema è che la grande abbuffata italiana, per forza di cose, comincia qui, al ristorante. In questo paese da ormai 10 anni i nostri locali hanno superato quelli francesi. La cucina italiana è una mania, un'ossessione, solo che veramente italiana? Oh, l'americana, l'americana le piace mangiare il pollo parmigiano, fettuccine alfredo o le spaghetti carbonara. Pollo parmigiano? Poi il pollo parmigiano si panea al forno con il parmigiano, la mozzarella, e dopo si serve con la pasta, spaghetti al tomero. Ora, questa del chicken parmigiana è la ricetta italiana più tradizionale degli Stati Uniti, grazie. La particolarità che da noi non esiste, cioè... L'idea americana d'Italia è filtrata qui, per forza di cose, dalla cultura italo-americana. Difficilissimo uscirne. Ragazze e ragazzi, è tempo per la rivista della televisione con mio, Vinny Vedecci! Così, ecco a voi Bill Hader, in arte Vinny Vedecci, che nel Saturday Night Live Show, il programma satirico del sabato sera sulla NBC... su un'ipotetica Rai 2, trasmette la sua rivista della televisione. Qui sta con Bon Jovi e con una sfilata di ossessioni americane per l'Italia, sigarette, che da noi fumano anche i bambini, tovaglie a quadro, musica e vestiti chissà perché bianchi. Ma possibile? Nell'Italia di Disney World, intanto, in effetti, il sole c'è davvero. Sulla piazza San Marco vanno in scena Romeo e Anna, versione rivisitata e corretta della saga dei Montecchi e Capuleti. Quindi già siamo a Verona, non più a Venezia. Ma in Florida i confini d'Italia sono labili. Un clown, gondoliere e giocatore di calcio, là dietro, fa il suo spettacolo. Tre idee americane di Italia al prezzo di un personaggio solo. Rachel. Tu lavori per il New York Times, sei appena tornata dall'Italia, ma che strana idea hanno gli americani di noi? Ma io direi che gli americani non pensano tanto sull'Italia, ma pensano che l'Italia sia un bel paese, un paese dove vogliono andare in vacanza, ormai costa un po' tanto con l'euro. Un americano è abbastanza invidioso a un italiano che gli italiani vestano meglio e mangiano meglio e hanno più vacanza. L'invidia per l'Italia, in effetti mancava, forse questa è la prima vera novità. Sarà forse per questo motivo che l'altro anno la ABC ha fatto il suo reality con un vero principe borghese, americanizzato a dovere, tal Lorenzo, che torna a Roma e lì sceglie tra una dozzina di ragazze del Midwest la sua compagna di vita. Sono tornato a trovare l'amore nella città dell'amore, dice lo spot, soffocati dagli stereotipi.
per esempio i miei studenti mi dicono di essere italiani, I'm Italian, mi dicono, ah sì, dove sei nato? Mi dicono New Jersey, New York, Boston, però per loro sono italiani. Martin Marafioti, del New Jersey appunto, anche lui, insegna storia e letteratura italiana alla Pace University di New York e spiega che tra tutti questi maledetti stereotipi c'è un dato che conta, e cioè che l'italiano, proprio nelle università e nelle scuole USA, dopo lo spagnolo è la lingua più studiata. Perché? Questa è l'Antea del Parmigianino, signora del Rinascimento italiano in mostra alla Frick Collection, uno dei grandi eventi newyorkesi. Il New York Times ha scritto che questa tela rappresenta in pieno l'idea d'Italia, insieme bellezza e mistero. Ecco il fascino irresistibile del nostro paese, visto di qui, dall'Atlantico. Ecco fatto, al di là di tutte le pizze e di tutti i ristoranti di questo mondo, il sogno italiano, per fortuna, è soprattutto lì, nello sguardo enigmatico di Antea. In fondo, è questo che cercano i turisti americani, vestiti da Indiana Jones, su questa piazza San Marco di cartapesta, tra il leone della Serenissima, da una parte, e la statua di Pluto, dall'altra. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.